4. Reveglio. Signorile Ottagno. Ciao Zelolmen. Buongiorno padre, buongiorno a lei. Ciao Eltramo. Ti sei voluto da Clochard? Ciao Giulia, ciao Robby, ciao Turro! Grande Turro. Poi chi c'è? Il Bonez, il dottor Amore Ghostwire con le scope? No, beh, non direi. Mannaggia. Fabio, Miroteo, ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi, la previsione di oggi è fare una live qua su Harry Potter fino a mezzogiorno. Dopodiché vado a recuperare la prole, sonnellino, e poi ci troviamo in live oggi verso le 4, più o meno. Va bene? Ok, devo parlare con Cressida. Tra l'altro, avrei voluto recuperare la live di ieri, non la trovo disponibile. C'è qualche problema col canale? No, c'è qualche problema con i miei neuroni, nel senso che sono un coglione. E visto che ieri abbiamo avuto diversi problemi di disconnessioni e con Streamlabs, in poche parole, quando ieri stavo per chiudere la live e ho detto, bon, cancello quelle parti, quegli spezzoni, da 4 secondi che poi si disconnetteva eccetera per non far confusione nello storico delle mie trasmissioni passate, e invece ho brasato tutti i video presenti, quindi non posso incolpare nessuno se non me stesso, però ragazzi tranquilli che con anche solo con luglio avremo modo di ricaricare di contenuti questo canale. Ostia, live one shot, quindi peccato, esatto. Ecco, la live di ieri qua sul gioco mi è servita però per chiarire un po' meglio il discorso qua, madonna che imbecille, per chiarire un po' meglio l'utilizzo della mappa che tutti collezionabili, sta attento alle fottute farfalle che spesso sono buggate. Io me ne sono accorto. Vabbè. No, comunque non ho intenzione di far passare tutti i collezionabili, ecco. Ho imparato a utilizzare un po' meglio la mappa. Oh, che sollievo! Grazie. Sarò felice di toglierti quel peso dalle mani. Qual è il peso che mi deve togliere dalle mani? Ecco, tieni. Beh, ho imparato la lezione. Certo, non proverò più i miei incantesimi. Questa da grande diventa figa. Ora devo capire dove ho sbagliato. Forse dovrei. I collezionabili di questo gioco sono un dito nel deretano, sì. Ne ho sentito parlare, me l'avete già detto. Sarebbe stato. Però, vabbè. Diciamo che. Non sto giocando a Hogwarts Legacy per. Per i collezionabili, ecco. Sempre un piacere vederti. Seguo da più di 10 anni ormai, anche se i contenuti sono ridotti all'osso. Ma che cazzo vuol dire i contenuti sono ridotti all'osso, figa Dio? Cioè, sono in live quasi tutti i giorni. Ogni volta cerco di portare un argomento nuovo. Così che cazzo sono ridotti all'osso? No, perché mi girano anche i coglioni. Figa. Ciao Mattia. Allora. Andiamo avanti perché in queste zone ci sono delle missioni secondarie che potrebbero venirci utili. Eccole qua.
proprio per questo periodo di live. Ciao Lord, buongiorno Lord, buongiorno a tutti. No, mi spiace sinceramente per questa mia svista sul... Non si sono cancellati i video sul canale, ostia, li ho cancellati io per sbaglio. Specifico, parlavo dei video più elaborati sul canale YouTube. Aspettiamo che si faccia giorno. Quello che hai fatto a Bacchetta. Sono riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono per Riapparse le rubarsi. chiavi di Dedalo. Ok. A che punto siamo? No, vabbè, figa. Cioè, giusto per darti un'idea, sono abo, la sua guardia, 8, 6 ore. No, di più, 7 o 8 ore. E come missione principale ho ancora la lezione di pozioni che mi dice... Livello richiesto 4, ma io sono già tipo al 15. Dov'è? 15, sì. Missioni. Le chiavi di Dedalo. Parla con Helgi Oldspire, ok? Ah, è questa. Va tutto bene? Sì, scusa, Ma no, che non perché... si platina. Io sono Nelly, a proposito. Sono euforica perché sono riapparse le chiavi di Dedalo. Le chiavi di chi? Le chiavi di Dedalo. Le avrai di Bella certo questa viste scrittura. svolazzare in Sono giro. riapparse le chiavi Si di dice che Dedalo. un Le chiavi vecchio di arresto chi? Le della chiavi di professoressa Dedalo. Moll le abbia impiantate Sembra anni fa caro per Fulvio, ti proteggere il scrivo. contenuto di alcuni armadietti. Il professor Black non le ha mai disincantate e ora, ogni pochi anni, le chiavi ricompaiono. Prova a prenderne una. E perché mai dovrei farlo? Ogni chiave ti condurrà a un armadietto chiuso da qualche parte nel castello. Ma sì, è Se carina riesci a st'idea. inserire la chiave nell'armadietto giusto, impresa non facile, potresti trovare una ricompensa. Va bene. Ciao Christian, buongiorno Marco, felice di vedere che ti sei buttato su questo giocone. Giocone, Perché la mi pensi sembra di una averlo parola, buttato cioè nelle è un chiavi di Dante? gioco Stando a ciò che ho sentito, pare forse che volesse fin troppo tenerli lontani da pretenzioso qualcosa, per il ma non so prodotto se sia che vero. è, in È un effetti. poltergeist. Però giocato Pensavo così, potessero andare ovunque. in scioltezza, da non fan segaita di Sicuramente Harry anche tu cerchi di Potter, completare probabilmente me lo l'esperienza. sto godendo di Io più ci ho rispetto provato, ma a non riesco ad quelli che andare lo oltre il guardano primo con occhio armadietto. analitico, ecco. Magari a te andrà meglio. Vorrei tanto sapere cosa contengono gli altri armadietti. Potrei fare un tentativo. Sì, dai! A proposito, ho sentito una delle chiavi nella torre di astronomia. Tieni le orecchie aperte. È presa. Prova a seguire almeno qualche chiave. E se riesci ad aprire quegli armadietti, fammi sapere se Vedete, qua in contengono basso a qualcosa. sinistra mi fa vedere sulla mappa la strada che dovrei prendere, però la tizia mi ha già detto, guarda che è nella torre di astronomia, quindi io vado qua, vado al punto più vicino che è proprio questo, tac, cioè lo scazzo è stato far passare praticamente tutto il castello per sbloccare questi punti chiave per il teletrasporto. Piccola anticipazione, per prendere tutte ti servirà anche l'Alo Mora per accedere ad altre aree, se non sbaglio per prendere e non vedo più altro. Revelio. Cos'è questo? Ah, sarà questo l'armadietto. Se non fossi stato in ferie te li saresti goduti comunque o avendo più tempo riesci a masturbartici di più? Diciamo che no, non c'entrano le ferie. Eccola lì. Taccio. Leviosa! Una chiave di Dedalo. Chissà dove potrebbe condurmi. La dobbiamo seguire. Avete visto com'è fashion il mio mago? Figa, l'ho già persa di vista. L'ho già persa di vista, mannaggia Cristo. Reveglio! Una volta ti ho sognato fare, sono venuto a casa tua per chiederti in prestito Metal Gear Solid 3, me lo hai prestato. È sicuramente un sogno irrealizzabile perché non te lo presterei nemmeno per... Vabbè, per soldi te lo presterei tranquillo. Farenz, ma oggi piove, sì, è molto probabile. È sull'armadietto, figa, non l'ho mica vista. Infatti, qua la libellula cantante mi spiega che... Ah, figa, eccola lì, buongiorno. Ecco l'armadietto. Ora Come come ci ci infilo infilo questa questa chiave? chiave?
schiaffeggia. Ah, ho capito, figa, devo... Fatto. Tac. Una vecchia moneta. Forse Nelly sa cosa significa. Andiamo da Nelly Furtado? Dov'è Nelly? È qui. La signora degli anelli. No. Ha il set completo di Antoine come armor. La signora dei... Mattia, che volgarità, madonna. Sei riuscito a seguire una di quelle chiavi di Dedalo? Ma certo, figa. Ciao, Nelly. Sarebbe bello poter rispondere. Una delle serrature. Sì, figa, sarà qui. E cosa conteneva l'armadietto? Una specie di strano gettone. Ha il simbolo di una casa. Scommetto che serve ad aprire i forzieri della casa. Io li chiamo così. Ho già individuato quello di Grifondoro e ho sentito che anche nelle altre sale comuni ce n'è uno. Tieni gli occhi aperti. Quindi vado nella casa del Tasso Rosso. Spero che continuerai. La ricompensa di un lavoro così difficile deve essere... Prega che non ci sia Enzo. Fia, che due coglioni, ragazzi, ma siete tutti dei fashion style, puttana troia. Dopo 40 ore finalmente stasera dovrei avviarmi verso la conclusione di Valhalla, Cristo di Dio. Ah, 40 ore in totale? Beh, onesto alla fine, dai. Devo arrivare. Ragazzi, io, ecco, questa cosa qua non l'ho ancora capita, Soprattutto in questo punto dove c'è solo questa ruota qua. Io questi enigmi ne ho risolto uno, ma semplicemente ruotando tutte le combinazioni finché non ho trovato quella corretta. Ma non ho capito come funzionano questi enigmi. Tanto mangiamoci un croccante. È tutta questione matematica. Immaginavo, però non... Sa, andiamo prima alla casa qua dei Tasso Rosso nel barile. Revelio. Eccolo lì il forziere. Questo deve essere il mio forziere della casa. Devo Guardiamo. Inserire il gettone. Inseriamo il gettone, figa. Più gettoni della casa. Tac. Se voglio aprirlo. Direi una bella quantità. Più gettoni della casa? 16? Figa. Trova gli altri gettoni della casa rimasti intorno ad Hogwarts. Ma quindi qua me li fa vedere? Ucaz. Puttana. Vabbè, andiamo qua. Cambiamo completamente zona. Figa, 16 gettoni. Pensavo che solo un numero dovresti codare i simboli sulla porta da aprire da 0 a 9 e risolvere le addizioni. Vabbè, non ho capito un cazzo. Io non volevo fare questa missione. No, fammi fare questa. Ma perché continua a dirmi di tornare a questa se ho selezionato un'altra missione? Vabbè. Spero che tu abbia portato a termine tutto ciò che ti avevo richiesto. Non me lo ricordo. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto.
Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso persona 5, che reputo magistrale, ma che arrivando a un punto preciso mi perde sempre. Le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Ok. Gran bel lavoro. Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Dov'è? Eccolo là. Expelliarmus. Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus. Le mio giorno potrebbe salvarti la vita. Expelliarmus. Vabbè. Ci siamo. Poi. Coraggio, parla con Duncan. Va bene? Va bene, va bene. Guardate che devo prendere un attimo il cell. Ok, dobbiamo parlare con Duncan. Hai ufficialmente messo una pietra su Tears of the Kingdom? Certo. Ha finito la main? Ma certo, figa. Prossima domanda. Quante ore ci hai messo? 110. Cos'era? Ammo! Ara? Ma dove cazzo è andato? Ma è normale che io lo veda, che non lo veda più? Revelio. Gesù Cristo. Boh. Ecco l'uomo da battere a bacchette incrociate. Revelio. Farenz in canotta la mattina. Figa tre. Niente. Non so dove cazzo sia finita quella chiave di figa. Ah no, qua ci sono già stato. Sono le due palle quelle chiavi, ma andranno sempre nell'armadietto più vicino. Quindi se perdi di vista è in zona. C'è un armadio. Grazie, ho capito, ma se non trovo l'armadio. Era più indietro a un piano sotto. Figa, Mattia, ma tu come cazzo fai a ricordartelo? Veramente, mi fate impressione, pensando poi che magari Mattia si è giocato al day one, quindi sono passati 3 o 4 mesi più o meno, e si ricorda dove cazzo era il punto cruciale. Figa sto cazzo di Plin Plin che mi dice, guarda che c'hai qualcosa da fare, Marco. Figlio di puttana. Ara. Hai mica cancellato tutte le live? Sì, Matteo, Cristo, sono un cretino, quindi sì, ho cancellato tutte le live. Revelio! Hai un momento? Sì, arrivo, Danca. Ecco, calcolate che non ho ancora la possibilità di aprire quelle fighe di serrature, che suppongo mi le potrò aprire dopo... dopo qualche missione principale. Lumos. E qua c'è un Sagitter illuminato.
andare di qua? Qua c'è un Sagitter. Revelio. Eccolo lì. E la farfalla. Eccola lì. E ciao. Bene. Oh cielo, fa attenzione alle piastrelle. No, figa. Era qua. Ok. Vabbè, nel frattempo mi sono perso, naturalmente, quindi non ho idea di dove sia quel figa di armadietto e chiavistello, là. Vabbè, prima o poi la ritroverò, che cazzo vi devo dire. Lo fa fare sempre gli armadietti, li vedi tranquillamente con Reveglio, si fa attenzione, anche da non vicinissimo. Io tutte ste figa di facilità nel vedere le cose. Aiutarmi con una piccola... Faccenda, sentiamo. Volevi parlarmi? Sì, sono Duncan Obaus. Piacere di conoscerti. Ovviamente so tutto di te. Hai affrontato draghi e troll. No, non ho le cuffie 3D. Pulse 3D. Ne esco molto bene, lo so. Ma non è solo merito mio. Sono state circostanze fortunate. Darò per scontato che la tua reputazione sia meritata e che quindi tu sia esattamente la persona di cui ho bisogno. La professoressa Eckhart ci stava insegnando a respingere i mollicci e... purtroppo il mio ha assunto la forma di un... Puffskin! Puffskin. Oh, sembrano creature innocenti, ma hanno una lingua inquietante. Esatto! Quanto vorrei che gli altri studenti fossero d'accordo con te. Per quanto io ritenga che la mia paura dei Puffskin sia fondata, sì, la gente inizia a darmi del codardo. Alcuni hanno iniziato a dire che sono i Puffskin Dunkin. Mi dispiace, anche le parole possono ferire. Grazie. Poppy continua a aiutarmi a superare la mia paura, ma non me la sento di accettare. Sono qua, Come se non bastasse, stupidamente che mi sono lasciato sfuggire che devo essere più coraggioso di quanto gli altri non credano, visto che sono stato nel corridoio segreto di erbologia. Il corridoio segreto di erbologia? Il corridoio segreto di erbologia? Il corridoio di erbologia prima della professoressa Allium conservasse lì delle piante pericolose. Dicono che sia completamente infestato. Dai, Speravo che potessi andare a vedere. Per esempio, un pezzo di pianta eccezionalmente pericolosa. Va bene. Bene. Se sarò in zona, darò un'occhiata. Ottimo. Mi faresti davvero un piacere. Se ottieni la prova, vieni a cercarmi. Ti sarò per sempre debitore. Ok. Trova il corridoio segreto di erbologia ed entraci. Come non sai perché? Per il fascio di fa... Anch'io non gli avrei dato due libri, ma mi sta intrigando. Sono un pochino didascalici dialoghi, abbastanza, sì. Più che didascalici, lo trovo un gioco veramente verboso. No, stia, ho sbagliato. No, va bene. Stanza misteriosa sotto il reparto proibito. Passiamo da qua. Quanto mi fai godere quando dici verboso? No, non è questione di farti godere, è che il gioco figa. È come se dovesse sforzarsi per spiegarti le cose. Vai live anche oggi pomeriggio oppure ci delizi solo al mattino? No, anche oggi pomeriggio, però un po' prima rispetto all'orario standard. Farò tipo dalle 4 alle non lo so, perché stasera intanto ci facciamo due chiacchiere così come piace fare a noi, dopo veramente tanto tempo, parlo di un anno, e se non era un anno è l'estate scorsa comunque, mi ritroverò con tutti i miei amici qua di Cremona, il nostro gruppetto di 8 persone dal fisico bestiale. E cos'era? E infatti, giusto per suggellare questo rendezvous
che mancava da tanto tempo, stasera verrà giù un'acqua del Signore, però vabbè, a un certo punto a che sti cazzi. È così difficile riuscire a trovarsi tutti quanti, essendo ormai tutti di una certa, con figli, non figli, eccetera. Chi se ne incula dal meteo e va bene così, dai. Ci sarà l'ingegner Sivo, ci sarà Pappe, ci sarà Avo. Poi chi altri conoscete? No, forse nessuno. Quindi sarai da solo stasera? Perché ho detto alle persone dal fisico. Ma che vai, non ho detto i padrini, Cristo. Così, i miei amici qua di Cremona. Ara. Tac. Revelio. Live pay per view su Patreon. Non so di cosa tu stia parlando. Expelliarmus. Ma che cazzo fai, scemo? Viper Fritz lo senti ancora? Ma certo che lo sento ancora, figa. Siamo sentiti l'altro giorno per... Mi aveva chiesto una cosa, non mi ricordo più. Questi rampicanti secchi andrebbero bene giusto per accendere... Zelda style. Entriamo nel corridoio segreto di erbologia. Do uno zico di volume perché sento poco in quanto anziano. Nel corridoio segreto di erbologia. Sì, visto che c'era scritto entra nel corridoio segreto di erbologia, questo è quanto. Riparo. Ah, non c'è neanche bisogno di riparare. Va bene, passo e basta. Un tranello del diavolo. Pare che qui al buio stia benissimo. Quindi forse non ama la luce. Non ama la luce, vedi? Per fortuna, perché non mi sarebbe mai venuto in mente di combattere questo mostro bastardo Lumos. Con il Lumos. Revelio! Figa, qua comincia a tuonare, eh? Come mai giochi dalla sedia e non dal divano? Per esigenze di live o sei abituato così? No, solo in live gioco da qua dalla sedia. Figa, ma sei pazzo? Lo faccio per essere un po' vicino all'inquadratura, tutto qua. E al microfono. Lumos. Revelio. Lumos. Ancora quando Viper fece un elogio alla mascolinità di Zelda Wind Waker per via della barca, fino a quando non scoprì che la barca era, sì, era un personaggio parlante, lo ricordo. Immagino che un pezzetto di quell'enorme tentacola velenosa sarebbe sufficiente a dimostrare il coraggio di Duncan. Ho provato la demo di Pikmin 4, assolutamente. Ah, tutto qua? Lumos. Beh, qua mi porterà su, quindi fatemi finire di esplorare questa zona. Cretino. Oh! Protego, Lumos. Perché non mi fa incendiare la torcia? Incendio. Ole. Lumos. Incendio. Lumos. Prima in chat audio mi sono addormentato ascoltandovi. Mi sento più scemo del solito. Ma sai che questa cosa qua è incendio. Gianluca, del Lumos. Dire mi sento più scemo del solito lo dici spesso. Quindi è sempre un migliorare incendio. Te stesso in buona sostanza. Lumos. 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 Uniforme elegante casual. Esattamente.
se non ricordo male, avevo visto anche delle... Incendio! Ok. Lumos. Avevo visto delle scale che portavano ad un piano superiore. Proviamo a vedere. Cioè c'è anche quel mini... Eccole qua. Quel minimo di esplorazione che ci sta. Incendio! Lumos! Ma anche semplicemente per Incendio. Darti la possibilità di... Porco Diaz, puttana vacca stronza! Dicevo, la possibilità di andare a recuperare un tesoro, insomma, cose di poco conto se vogliamo, però un minimo di ricompensa... Figlio di puttana! Un minimo di ricompensa è gratificante. Però come cazzo faccio ad andare là? Così, bastava saltare. Vedi, sciarpa frangiata dell'orologio Tannio, va bene. Non è molto più... Puttana che acqua! Senti che odore di pioggia che c'è. Opla! Credo che ci sia stato un primo piano proprio del boa constrictor. Va bene, andiamo avanti. Incendio! Lumos! Ma che pendo! Basilisco! Incendio! Che stupidini che siete! Usciamo. Avete apprezzato, mi fa piacere. Anche qui nel triste Piemonte piove male. Ma il bello è che stamattina c'era anche un po' di sole. Ecco, mi viene da pensare che mio padre ha, porco due, Rivello. La Maya. Ah, ok, posso raccogliere un po'. Ah, è una bella mazza bergamasca. Perché è bergamasca, lo sa il signore. E qua? Ah, ok. Guanto delle arti oscure. Presa. Inventario. No, scusa, equipaggiamento. Domanda per chi ha giocato al gioco. Non ho ancora capito cosa significhino... Cosa significano... queste scritte qua. Cioè, difesa nessun potenziamento applicato. Livello slot caratteristica 3. Non mi pare che il gioco me l'abbia già... spiegato, però io sto semplicemente andando avanti vestendomi con gli accessori più forti che ho pescato nel frattempo. Lo avrai più avanti. Sblocchi molto più avanti con gli animali, più avanti quando sblocca la stanza delle necessità potrai potenziare i vestiti. Vabbè, quindi posso andare avanti così tranquillamente ora. Questo vestito qua non è abbastanza potente. Via. Quindi, anche qua togliamo un po' di... Ah, c'era una bacchetta nuova. Questa. Carina. Queste cose qua, delle notifiche nell'inventario, mi fanno uscire pazzo. Va bene. Nelle collezioni. Va bene. Ok, questo cos'era? Mi pare che premendo quadrato sui vestiti li puoi personalizzare senza perdere potenziamenti. Sì, no, ma personalizzare non me ne frega un cazzo, sinceramente. È più proprio una questione di... Cioè, di averlo personalizzato dal punto di vista estetico non mi interessa. Allora, coraggio... Torna da Duncan. Presa. Mappa. Dov'è Duncan? Duncan è lì,
quindi ci spostiamo qui. Solo a me meno navigabili con un cursore su console stanno sul cazzo all'infinito. No, non solo a te. Anche perché non mi sembra così complesso dover implementare una visualizzazione. Porca troia. Beh. Eccole qua. Allora, per esempio, rivela 11-21. Mi manca un 10, quindi qua io ci metterei questo qua. No, non c'è. Cioè, calcolando che sono 10 simboli, io vedo 11-21 in alto, pensavo che di doverci mettere un 10. E il 10 sarebbe questa specie di medusa. Per ogni simbolo ci sono 3 numeri. Che cazzo vuol dire? Vedi che il 21 ha 3 addendi? Io vedo 11, il punto di domanda e questo simbolo, ok? Io questi facendoli a caso ogni tanto... anch'io li ho sbloccati andando a caso, certo, ma non è quello che vorrei. Adesso cazzo me li dovete spiegare. E poi comunque 11 più simbolo nella porta più simbolo nel punto di domanda è da sinistra verso destra i simboli. Ok, da sinistra a destra, quindi io ho 11 a sinistra, in alto è un 3, quindi il punto di domanda dovrebbe essere un 7 e il 7 è 4, 5, 6, 7, quella figa di rana. Questa. Perfetto. No. Partono da 0, 0, 1, 2, 2, quindi è un 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dovrei metterci l'ultimo simbolo che naturalmente non c'è. Porco Dio. Certo che figa nelle spiegazioni, siete veramente meravigliosi, eh. Se io ho 11, poi in altro ho quel cazzo di facocero che guardando, ascoltando le vostre cose, se da sinistra a destra è cioè, il tricheco che è lo 0, l'unicorno che è l'1 e quella bestia deforme è 2. 11 più 2 fa 13, quindi il punto di domanda è un 8, quindi è il ragno. Ok, e non me la fa aprire, va bene. L'altro pulsante con i due, l'altro pulsante con i due però 17. Io so che quello in basso è 9, abbiamo detto. 9, 8, 7, 6, 5, 9 più 5 fa 14. Quindi i due punti di domanda è un 3, 0, 1, 2, 3, quindi sono i draghi. Il problema è dove cazzo è l'altro simbolo. Eccolo là, là ci piazzo i draghi, eccoli, quindi adesso dovrei aprire la porta, se la matematica non è un'opinione. Ma è presa! Dipinti incorniciati, ok, grazie per la spiegazione. Sì, mancava il maschera sanguigna, attenzione. Collezioni. No. Inventario? No. Equipaggiamento?
Accessori per il viso. Madonna, Salbrett. Va bene. No, non è che mi sento un genio della matematica. È che, ahimè, se non... Cioè, se non mi dicono che il numero parte dallo zero... Rivelio. Va bene. Comunque, dobbiamo tornare dal nostro amico Duncan. Eccolo là. Non hai ancora trovato niente per dimostrare. Oh, tieni. Ciao Duncan, ho la prova che volevi. Quella è una foglia. Deve essere una tentacula velenosa gigante. È più di quanto sperassi. Sapevo che eri la persona giusta. Grazie per avermela portata. Se ci sono 10 tasti, mi viene da pensare che partano dall'1 e arrivano al 10. Non che dallo 0 arrivino al 9, no? Aspetta che nel frattempo mi mandano battute che posso capire solo io, quindi guardiamo che battuta meravigliosa è. Figa se piove, fango diventa fango, ma vaffanculo. No, questa è stata la mia risposta al buon Rave. Felice di averti aiutato, sì. Spero che questo ti aiuti. Alla maschera da Hannibal e sto tutti tranquilli e poi così Everett capirà quanto è ridicolo quel soprannome. Grazie ancora. E ti auguro una buona giornata, come la mia. Ok, ti ringrazio. Grazie. Lo sto trovando noioso, no, per ora no. Ok, credo di aver finito tutte le missioni secondarie possibili, immaginabili. Sì, infatti, Mattia, mi rivolgo a te perché mi sembri il più esperto. Quando ci sono delle missioni, correggimi se sbaglio, quando ci sono delle missioni secondarie, tipo questa offerta dall'amico, proposta dall'amico, così, la bandierina diventa nera. Ciao Vito. Le chiavi di... esattamente, grazie per la conferma. Andiamo alla lezione di pozioni. Mappa, non ricordo minimamente... Vabbè, ce l'ho a piedi. Ci vado a pioppe. Ma che audio di merda, Faren, stai parlando dal cesso? Comunque sei un grande. No, sto parlando da quel cesso di PS4 camera. Molto bello il livello di gioco, però sembra fatto per i bambini. Niente scelte, ti metti gli incanti proibiti... Vabbè, uno no. Se all'inizio già ti stavo togliendo il saluto. Sì, sono all'inizio, figa. Oddio, all'inizio sono già comunque a 8 ore, tipo. E ora ti convinci. Revelio! 10 ore buone, poi esci dal castello. No, sono già uscito dal castello, sono andato a Hogsmeade e ho fatto un borgo con un laghetto. Ecco, questa è un'altra chiave. Ok, la seguo. Tanto sparo un reveglio, giusto per capire. Eccolo lì. Stavolta c'è andata di lusso. Sblocca. Beh, non si avvicina al centro. Tac. Quanto diavolo sta roba? Ma no, figa, tranqui. Ciao Elisabetta. Sì, ragazzi, sono in ferie, figa, se no non sarei qua a giocare, no? Con questo vestito sembri mia nonna in inverno che va a fare le compere. Sai come si dice, tanto turbato... Vuoi fare che questo livore intollerante da quarantenne lo aveva anche 20 anni fa, sì, confermo. Che ne so... opla. Madonna, come piove, ragazzi. Dov'è? Ah, è la prima volta, mi sa, che faccio la lezione di pozioni. Sì.
lezioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Ok. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire tipo quella che c'hai sull'occhio, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Vabbè, figa sulla maschera. Questa parte qua è intollerabile. Credo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenze. Vabbè. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna. Fate le pozioni adesso, dice Tomaki, poi mai più fatte nella mia partita. È molto probabile che succederà così anche con me. Il professor Sharp ha detto che la pozione rigenera. I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Vado a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria! A proposito, mi chiamo Garrett. Garrett Weasley. Sono un prodigio con le pozioni, modestamente. Felice di conoscerti. Aspetta, sei parente della professoressa Weasley? Ti ha raccomandato. Mi sta sempre col fiato sul collo. Ma non può essere dappertutto. Sentiti i tuoi. Ascolta. Persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente. Ma è crafting in generale di ferito, soprattutto di pozioni, codaglie varie, sempre fatto cagare nei giochi. Sono d'accordo, soprattutto perché visto che sarai nell'ufficio di è un'altra tra le tante maniere per allungare il brodo nei giochi, e sono ormai 10 anni che andiamo avanti con il crafting, e anche ora di passare ad altro. Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fuper. Non succederà nulla. Le piume di Fuper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Va bene. Gli diamo la... Raccogli il pelo del lupardo scuro, che tra l'altro avevo già beccato. Il pelo del lupardo. Una bella lettera che non leggo. Le uova. E Livelio. Beh, gli inculiamo anche dei soldi. No, una pozione rigeneratrice. Mi piace come in questi giochi sia sempre ben visto il furto di della qualsivoglia cosa. In ordine, ben puliti i vostri tavoli alchemici. Ecco la piuma di Fuper che desideri. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per lì. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus.
Ti avviserò quando avrò finito. Va bene. Beh, ci sono vie di mezzo ora nella creazione di giochi. O la gente fa cose complesse perché vuole essere figa, o cose per bambini, credo. Il dittamo va tagliato o schiacciato? La risposta errata. Rivelli. La spiacevole perdita delle sopracciglia. C'erano delle monete che però mi ha dato una moneta. Porca puttana, che acqua. Allora, aiuta a guarire. Cos'è che devo fare? Prepara le pozioni, no? Una pozione Edurus. Le uova di Ashwinder e il pelo di Lupardo. Ok? Tempo di preparazione 26 secondi. Ok, che ore sono? 11.35, onesto. Ora aggiungiamo della malta. Ah, tra l'altro mi è venuto in mente che devo tornare alle serre perché avevo fatto la... No, non ho provato Dredge. Ecco fatto, raccogli. Bene. Complimenti, Garrett. E ora che c'è, Weasley? Chiedo scusa. La mia pozione rigeneratrice è una schifezza. Vorrei poter... Il signor Weasley non ha agito da solo. Il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo... Questo gioco ti ha convinto sulla rotta... Ma perché dite che è sulla rotta dell'abbandono? Cioè, ci sto giocando. Ci sto giocando in live. Ne faccio due chiacchiere con voi. Mi sto divertendo, ma per... sulla base di cosa? Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Mi sorprende che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Whistler. Ma che simpatico qua, figa... Anthony Kiedis. Non so di cosa parla, professore. Bada bene, non riceverai certo il mio favore se eviterai di prenderti le responsabilità delle tue azioni. Figa, mi rimprovera. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Ti confesso che ero scettico. Aspetta che mando un messaggio a mio papà, perché secondo me si sta... Che sei qui da poco. Sta prendendo tutta l'acqua. Le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Sì. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco. È tutto. Anche qua a Milano la sta buttando giù a secchi, sì. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. Va bene. La lezione è terminata. Ora. Missione completata. Va bene, andiamo nelle serre che sono qua. Quindi facciamo così e cos'ha? Avete preso l'acqua? Risposta di mio padre? No, per fortuna. Mia moglie invece, ok. Sta venendo giù il diluvio. Cristo, che rabbia però, porca puttana, proprio stasera che dovevamo uscire con gli altri soci. In un ristorante, tra l'altro, che è bello perché è all'aperto, è nella natura. È nella natura, andiamo a mangiare la torta fritta. E invece andiamo a stare dentro al locale. Vabbè. Poi danno grossi temporali a partire dalle 8 di stasera, proprio. Che, insomma, è... Vabbè, in natura si mangia torta fritta, ma certo. Ok. Bella sfiga davvero. Vabbè, però dai, ragazzi.
che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore. È cos'è? Che affronti un vero avversario, non come alle lezioni. Non come alle lezioni in cazzismo di Ronan. Campo dell'evocatore non è solo un gioco. È una sfida di abilità. Oh, vediamo. Che misura la nostra tempra. Cosa ne dici? Ma figa, certo. D'accordo, giochiamo. Fantastico. Campo dell'evocatore. Il gioco che ma vaffanculo, va, è quello che ho già fatto uno in un'altra occasione. Sono le bocce al contrario, praticamente. Dannata bacchetta. Accio. Ah, figa. Beh? Dio canaglia! Ho esagerato. È andata malino stavolta. Fatti i cazzi tuoi, pettegole. Prova a battere quello. Prova a battere quello. Un po' poco. Tutta fortuna. Accio. È che mi dai un colpetto. Ma quello che non ho capito è, cioè, tipo, io riesco, cioè, se faccio adesso facciamo una prova, facciamo la prova del frocchione. La prova del frocchione consiste nel fare il figlio di puttana così. Ecco, perfetto, gli ho dato più punti, dio cane. Le. Una giocata memorabile. Aspetta, ho vinto. Ho vinto. Figlio di puttana. Ma poi perché non perché non mi ha dato i punti per questo secondo? Questo non lo so. Avremmo dovuto scommettere su quel round. No, no, ci voglio giocare ancora. Certo. Sì, giochiamo un altro round. Fantastico, allenarti ti farà bene. Ha vinto con una il gioco che cambia di continuo. Accio. Se tocco l'altra palla non mi dà punti. Figa, ma allora non è come le bocce. Io lo volevo buttare giù dalla È una questione di polso. Ma vaffanculo, figa! No, no, puoi buttarlo giù, puoi sbocciare. Ma se io faccio una cosa di questo. Ah, no. Da buon gusto, come sai, riguardo i videogiochi, perché giochi Hogwarts Legacy? Oh, che palle! Prova a battere quello. Ma se io vado alla brutto dio, no, non ce la faccio. Proviamo, dai. Tanto, persa per persa. Non è stata abbastanza. Vedi che non gli ha tirato giù. Ah, sì, gliele ha tirati giù. 50 e 30. Ok, adesso abbiamo conosciuto questa regola. La prossima. Ma stai zitta. La prossima sarà mia. Preferisco Link to the Past. Vabbè, che cazzo mi fa giocare? Cosa mi fa giocare a fare? È impossibile che io vinca. Vabbè, alleniamoci sul prendere, esatto. E fare zero, perfetto. No, va bene, va bene. Lo sapevo che non eri alla mia altezza. Hai ragione, figa. Adesso ci penso io a te, brutto peperone. Renderti felice è il mio unico obiettivo. Ti ringrazio. Avremmo dovuto scommettere su quel round. Sì, dai, scommettiamo, figa, giocare? Adesso ci punto anche i soldi. Ci sto, giochiamo un altro round. Fantastico, allenarti ti farà bene. Ok. Campo dell'evocatore, il gioco che cambia di continuo. Accio. Sì, è un po' da bastardi perché lui comincia sempre prima, e questo veramente non l'accetto. Però è una questione di polso. È una questione di polso.
Cioè... Vacca puttana, figa, ma perché ci do così dentro col polso? Perché non riesco a contenere la mia forza col polso. Cioè, alla fine non è che sta vincendo lui, le sto perdendo tutte io, per colpa mia. Prova a battere quello. Ma... Ah, ecco. Figa, adesso ci lancio dentro una lecca. Lei. L'importante era dar fastidio a lui. E niente. Allora, siamo come prima, eh? Siamo in una situazione di stallo, diciamo. Niente di che. 50, 100 punti e io sono a zero. Cristo di Dio, figa, ce la devo fare. Devo andare a... vaffanculo se guardo anche l'orologio. Allora, sta piovendo e per l'una devo essere all'asilo di mia figlia a recuperarla. E nel frattempo devo anche mangiare. Ma avremmo dovuto piuttosto la lascio sotto la pioggia. Io non mangio, ma devo vincere questa gara. Ma sono super fiducioso, ormai ho capito le dinamiche del gioco. Non accetto il fatto che sia sempre lui a cominciare. Ah, è più facile che diventi un campione di Street Fighter 6. Come ha fatto a fare quell'effetto lì, figa? Ciao Rave. È una questione di polso. Faccio. Guardiamo se riesco. No, pensavo di riuscire a dargli più 20 a lui. Ok. Quindi lui mi fa diventare 50 quello dopo e rimane sul 30 lì. Proviamo a fare la tattica del bue. Faccio. No, non è servita proprio a nulla. Anzi, gli ho dato dei punti. Non male. Accio. Lui mi spara un 130. Niente di che. Ok. Porra ragazzi. Vaffanculo, va. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Però sto migliorando, ormai la vittoria è in pugno. Siamo 4-0 per lui, se vinco io, la prossima è la bella, è la decisiva. Non è 4-1, diventa 5-4. Vai, vai Marco, vai. Fantastico, allenarti ti farà bene. E certo. Campo dell'evocatore. Il gioco che cambia di continuo. Accio. Guarda come comincia male lui. Vedi? È veramente un leso. Allora, io partirei subito con questa nel corridoio. Attenzione. Accio. Perfetto. Un inizio direi top. Una giocata memorabile. Certo, figa. Lei e lui fa 30. Va bene. È una questione di polso. Vediamo. Dio bastardo! Bastardo che non sei tu. Action. Questo è imperdibile. Allora, lui è a 80. Beh, figa, posso ancora vincere. Non sarà facile però, perché lui me l'ha piazzata ben bene.
Allora qua bisogna giocare di fino, ragazzi, bisogna dargli un colpo. Io però devo fare almeno 30. E se si fa pari? Faccio. Tutta fortuna. Ben fatto. Mi hai battuto. Sì, figa. Madonna, come sono bravo, ragazzi. Madonna. Madonna, che colpo da maestro. Tutto qui. Ma come hai avuto fortuna, figa? Sono più bravo di te. Non è stata fortuna. Sono meglio di te, figa. 4 a 1. Sei più abile di me, lo ammetto. Dirò agli altri che puoi continuare a giocare. Gli altri? Ho perso 7 partite di fila contro Samantha Dale. Attenzione. Gli altri giocatori di campo dell'Evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla loro altezza. Dico anche continua a esercitarti. Anzi, questo gioco non fa per te. Non è un modo facile per dirlo. O forse sì. Questo gioco non fa per te. Beh, avresti potuto trovare un modo meno facile, ma forse hai ragione. Dirò agli altri che sei abbastanza abile per loro. Mamma mia, battuto e umiliato. Che meraviglia. Bene. Attenzione, ragazzi, perché questo giochino, questo minigioco, ha tutte le potenzialità per farmi impazzire. Nel senso che per me Hogwarts Legacy potrebbe essere solo questo gioco. Bene. Andiamo avanti. Andiamo qui. Qua. Ci saranno più round nel corso della storia. Vabbè, immaginavo. Deve andare parecchio avanti, ok. Ok. Ore? 10 a mezzogiorno, va bene. No, scusa. Revelio. Perché è la maschera di Eric? Allora, qua ci dovrebbe essere quindi un'altra chiave. Giusto? Cioè, deduco che nel momento in cui trovo un armadietto, qua vicino ci dovrebbe essere una chiave. O sbaglio? O sbaldo? Eccola lì. Aspetta, prima prendiamo... Cazzo. Di che casata sei? Tasso grosso. Casso grosso. Ostia. È rimasto lì? È rimasta lì la chiave? Eccola qua. Bricia! Figa, non è... Eccola qua, sono arrivato prima io dalla chiave. Bene. Anch'io sono tasso grosso. Brava, Elisabetta, figa, noi due cuori e un'anima, cazzo. Ah, attenzione. Sono io, Garrett. Hai un minuto? Ma mi stai chiamando, Garrett? Sì. Visto che mi hai aiutato con la piuma di fu per appozioni, credo che tu sia la persona di cui ho bisogno. Ti spiego, ho avuto un'idea per una bevanda ispirata alle api frizzole, ma mi manca uno degli ingredienti principali. Tu e le tue misture. Non so proprio come ti vengano in mente certe cose. È un dono, davvero. Allora, sospetto che l'ingrediente chiave delle api frizzole siano i pungiglioni di Pillywig essiccati. Ho saputo che ce ne sono un po' nella cantina di Mielandia. Lo andrei a prendere personalmente. Mielandia. Matilda mi tiene d'occhio. Vuole che mi concentri sulla lezione. Ok. Seguiresti quindi devo andare a Hogsmeade. Seguiresti segreto fino alla cantina di Mielandia per portarmi un po' di pungiglioni di Pillywig essiccati? Sì, sì, lo so, Luke, che calcale. Non mi sembra corretto, un passaggio segreto, certo. Fare fatto. Avere una rapida via di fuga. Perfetto, grazie. Però sappi che non è esattamente...
Il passaggio è nascosto dietro la statua di una strega orba nel corridoio del terzo piano. Toccala con la... Mi stai chiedendo? Santo cielo, non ti sto mica chiedendo di svaligiare la Gringot. È un ingrediente per due. Ci proverò. Però cosa posso fare, Garrett? Allora, prima... Se ce la farai, sarai la prima persona ad assaggiare. Forse posso convincere Amit ad aiutarmi coi compiti di pozioni. Così mia zia... Va bene. No, ora devo andare prima alla... qua. Tic. Tac. Alla serra, perché avevo piantato della misticanza, segnatevi misticanza, e devo recuperarla. Non sarà difficile trovare la statua di una strega con un occhio solo. Eccolo lì. Raccogli. Ma perché continua a mettermi dentro sto figa di tamo? Io voglio... avevo comprato i semi della malva, puttana troia. È l'unica cosa che mi serve per fare le prove di Merlino, ostia Dio. Perché non mi fa sempre mettere sto figa di dittamo? Che due coglioni. Vabbè. Andiamo alla statua della strega orba, che è dall'altra parte del castello. È per fare la tisana, figa, la tisana che rima. 5 minuti e stacco, forza. Per alcune cose ci vogliono dei vasi medio grandi. Quello è un vaso piccolo. Ah, figa. Una volta che hai piantato un seme, continua a far crescere quella pianta. Ah, proprio non lo sapevo. Grazie. Quindi dovrò comprare probabilmente degli altri vasi. Ma sbaglio, ho visto la chiave volare? No, forse no, era questo. Ma questo è ancora da fare, sì. Ah, attenzione. Qua abbiamo 4, 0, 1, 2. Quindi qua ci piazziamo l'ermellino, questo. 5 più 1, 6, ci vuole un 5, 1, 2, 3, 4, 5, ci vuole la cocorita. Ma dov'è il secondo coso? Eccolo lì giù? Figa, ma non mi sembrava così in basso. Dio Cristo. Mamma, sto reveglio di figa. Porca puttanazza. Eccolo qua. Cazzo, qual era? Era questo? Sì, forse. Dio bislacco. Dovresti portare con te un amuleto di protezione. Reveglio! Era la cocorita, ma allora non è quello che ho preso. Sembra la statua giusta. Allora. Parola d'ordine. Ciao, plot twist. Plot twist. Mi spiace che arrivi proprio ora che sto staccando, mannaggia.
Comunque, ragazzi, vi ripeto, vi do appuntamento per oggi verso le 4, dai, più o meno. Mi sta piacendo sto gioco, vi dico la verità. Eccola lì la chiave che si è spostata. Rebellion. Mamma mia, figa, che belle fa 250 volte che le scale chi le figa. Poi non mi fanno neanche, madonna zucca, non mi fanno neanche andare un po' più spedito. Non è qua, Marco, non è qua, è qua. 5 più 1, 6. 1, 2, 3, 4. Ma figa, ma allora c'è un'altra log. Ah, ok. Ok. Sta suonando mezzogiorno, sciarpa celtica luccicante. Ci cambiamo la sciarpa e vi saluto dandovi appunto appuntamento a oggi. Guardiamo come la sciarpa, vacca, Dio sale bella, va bene? Ah, ho qualcosa di già più forte, la sciarpa tre gusti, ok? Sale bella, mani, no, la maschera l'ho appena cambiata, figa, non ho più trovato cappelli, questi sono solo cappelli di un'ignoranza esemplare, no, 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 no. Va bene ragazzi, salviamo, perché questo gioco qua non ho ancora ben capito quando e quanto salva, ogni quanto, cioè, bene, ok, ciao e ci vediamo oggi, tac, tac.